Bene, siamo con Italo Fiorin, docente universitario della LUMS. È appena terminato l'incontro con Papa Francesco. Fiorin, è un incontro incentrato sulla pace. Perché è importante che vi siano queste manifestazioni? L'incontro di oggi è centrato sulla pace, ma è anche l'appuntamento delle scuole italiane che hanno partecipato a un progetto di pace proprio con Papa Francesco, che come sappiamo è, potremmo dire, leader mondiale della pace, persona che in questo momento così grave e difficile non si stanca di invitare tutti a rifiutare la logica della guerra e costruire la pace. La giornata di oggi è un po' un appuntamento che ha visto confluire 6.000 ragazzi, i loro insegnanti, all'interno di un progetto promosso dal coordinamento degli enti locali per la pace, proprio dedicato a che cosa la scuola può fare per costruire pace. E la scuola è una grande risorsa per il nostro paese. Questi insegnanti e questi ragazzi che sono venuti qui nell'aula Nervi ad incontrare Papa Francesco hanno portato con loro un'esperienza maturata in questo percorso di alfabetizzazione alla pace che stanno conducendo, e sono anche un segno di speranza. Testimoniano come la scuola possa non soltanto aiutare i giovani, le giovani generazioni a comprendere la realtà, a conoscere i problemi, le difficoltà che riguardano la nostra condizione umana, ma oltre la conoscenza possono essere un soggetto di trasformazione. L'educazione è trasformazione, non è sapere tante cose, ma utilizzare il sapere per cambiare noi stessi e per cambiare il mondo. Questo è quanto hanno detto i giovani al Papa. Fiorin, la manifestazione è stata intitolata Giornata per la pace e la cura. Perché la cura? La parola cura è una parola che in educazione ha una grande risonanza. Basti pensare al cartello che era stato affisso dai ragazzi di Don Milani nella loro aula, I care, che poi vuol dire proprio mi sta a cuore, mi prendo cura della realtà. La cura, così come è stata intesa in questo contesto, ha una dimensione educativa. Significa che noi non ce ne freghiamo del mondo, sempre per usare quanto dicevano i ragazzi di Don Milani, quanto diceva Don Milani, ma il mondo, la realtà, i suoi problemi non solo ci stanno a cuore, ma ci stanno così a cuore che dobbiamo fare qualche cosa, quindi prenderci cura. E perciò la cura, una dimensione pedagogica, una postura pedagogica. Un'ultima domanda, cosa possono fare gli insegnanti per sensibilizzare i giovani, per valorizzare questi concetti, per sensibilizzare i ragazzi? Io credo che un bravo insegnante, e ce ne sono tanti, è quello che prima di tutto è capace di ascoltare i giovani, di ascoltare i loro bisogni, i loro problemi e di invitarli però a vedere la realtà. A vedere la realtà vuol dire portarli a conoscere i problemi, a prendere consapevolezza della realtà, a usare le discipline di studio, gli strumenti culturali per esplorare questa realtà e al tempo stesso ad accendere in loro la motivazione a essere responsabili, a rispondere in prima persona. Quindi una scuola che aiuti a conoscere, a comprendere, a sentire e poi anche ad agire. Grazie Italo Fiorin. Grazie a lei.